Il nome prima promesso e poi negato e comunque tanto atteso, quello dell'eventuale complice nel duplice omicidio Scotto Parenti, Donato Bilancia non l'ha fatto neppure oggi, quando si è ripresentato davanti al tribunale di Chiavari, imputato per minacce gravi ai due agenti della polizia penitenziaria. Praticamente scena muta, la sua con i giornalisti. La difesa nel dibattimento ha scelto di giocare la carta dello squilibrio mentale, chiedendo una perizia psichiatrica del pluriomicida per i fatti accaduti 5 anni fa nel carcere della cittadina del Tiguglio. Ma il giudice Roberto Pasca ha rigettato la richiesta e ha condannato Bilancia a 6 mesi di reclusione, una sentenza verso la quale il serial killer genovese presenterà ricorso. Bilancia ha già manifestato questa volontà. Parte mia, ritengo ci siano i presupposti per impugnare la sentenza del giudice. Bisogna vedere se queste minacce davvero abbiano integrato di essere un reato. Perché la giurisprudenza dice che una minaccia integra gli estremi del reato che è previsto dall'articolo 336 del codice penale, solo se sia idonea a coartare la libertà di azione del destinatario di questa minaccia. Ecco, dall'istruttore dibattimentale è emerso che gli agenti di polizia penitenziaria a svolgere nonostante le minacce proferite nei loro confronti, a svolgere i propri compiti, quindi secondo me il reato non sussiste.